esempio, in quel periodo mi chiudo in casa, quando sono al cimitero del mio figlio. Questo Natale l'ho passato in famiglia, con il mio marito e con i miei familiari, ricordando Marco quando era in vita, l'ultimo giorno di trascorso insieme, chiedendo un po' sulle sue battute, andando a trovare Marco, dicendo di Marco, adesso passa per Natale e iniziamo a lottare. Ti giuro Marco che prima o poi verrà fuori la verità. Per me quello che mi ossessiona è sapere la verità. E Marco che si poteva salvare, non ha fatto niente per salvare mio figlio, hanno soltanto mentito spudoratamente. Io del prima non posso sapere niente, ma del dopo, dall'arrivo al quinto, io so tutto. Quindi loro con me, so per certo che hanno mentito per il dopo. Vediamoci prima quello che hanno fatto. Prima comunque non le hanno dato la possibilità di salvare Marco. No, io glielo ho messo al mondo, che avevo tutti i diritti. Mi hanno dato la possibilità di vivere, mi hanno portato una mia relazione, delle persone che non riesco a trovare le parole per giudicare, cioè ho portato persone che non sono degli esseri disumani. Io so che il conto di ha lasciato una dichiarazione dove chiedeva scusa non posso perdonare una persona del genere. Io l'avrei perdonata se mi avessero detto subito la verità, se mi avessero chiamato, io avrei portato mio figlio all'ospedale. Guarda, una cosa stupida, noi abbiamo un cagnolino, che è il cagnolino di mio figlio. Poco tempo fa è stato malissimo, un magazzino interiore, e io e mio marito alle 11 di sera con un panda, ci siamo messi in macchina e in un quarto d'ora stavamo davanti alla sala. Quindi io passando davanti alla sala mi scendo una parte e ho guardato mio marito e gli ho detto mi porta a Marco e mi scendo una parte. La disumana che è sangue nel mio cervello e che è atroce. Tutto questo per salvare, tutto questo castello di bugie e di menzogne per salvare la loro vita. Hanno ucciso Marco per salvare loro stessi. Sì, questo hanno fatto loro. Questo è quello che viene dalle carte, chiaramente, quello che emerge dalle carte. Io, secondo me, penso che c'era un'altra verità che Marco non doveva dire. Soltanto quella morte di Marco non si sarebbe mai saputa, perché loro, come ha detto oggi in tribunale, coppi, cioè solo loro sanno quello che è successo in quella casa. Possiamo dire che poi hanno mentito spudoratamente. Però i fatti raccontano questo, che hanno lasciato morire Marco per salvare loro stessi. Sì, questo sì, questo è quello che emerge, è una cosa sconcertante veramente, cioè pensare a te stesso e non pensare a un ragazzo che ti è cresciuto in casa, perché Marco quando si è fidanzato con Martina aveva 17 anni, neanche ce l'aveva, li faceva dopo 7 giorni, perché loro si sono messi insieme il 1° aprile e Marco è nato l'8 aprile, quindi c'è proprio un bambino dentro quella casa, dove implorava l'aiuto di loro, della ragazza. Addirittura la cosa che mi fa più schifo è il fatto che Martina è arrivata al pizzo dopo 20 minuti, cioè l'amore della tua vita, che tu dovresti essere lì nell'ambulanza, cioè che dovrebbero buttare fuori a calci, no? E invece lei addirittura è arrivata dopo 20 minuti insieme a Viola, che è arrivato dietro all'ambulanza, è stato il cionto di con il figlio e la madre con un'aria si è accesa questa sigaretta e mi ha detto adesso mio marito prenderà il posto di lavoro. Queste sono state le parole agghiaccianti di quella donna. E la maniera come c'era il mio avvocato, secondo me, è un'anima di perché una mamma per essere chiamata mamma
deve avere l'amore vero, puro. Celeste, ha detto, Celeste Ignazzi, il vostro avvocato, ha detto Maria Pezzillo è l'anima nera di tutta questa storia. Voi ne siete sempre stati convinti? Da sempre, io l'ho sempre detto dal primo giorno. Lei era una donna fredda, inespressiva, che pensava soltanto al posto del marito, questo posto da arrugge, se ne vantava con tutti. E questo è emerso, è quello che è emerso. Tant'è vero che lei, appena arrivata al PIT, la prima cosa che mi ha detto, scendendo dalla macchina, mi ha detto proprio: per questo motivo mio marito adesso perderà il posto di lavoro. È sconcertante, è veramente squallido. Non è solo lei, però il pubblico ministero in corte d'appello oggi ha detto tutti sono responsabili di queste menzogne, non solo il Ciontoli, erano tutti adulti ed erano tutti in grado di Certo, capire. è Beh, ma ovvio. questo è da sempre, noi sono 4 anni che ci battiamo per questo, perché chiaramente dentro quella casa erano tutti presenti, compresa Viola Giorgini, che comunque vabbè, hanno ritenuto opportuno scagionarla, ok, però insomma loro comunque ci hanno avuto tutti dei ruoli, tutti hanno contribuito, tutti hanno mentito e questo è alla luce del sole, cioè ci sono intercettazioni, video, insomma, Una prima cosa di... che non è stata detta è che ognuno di loro aveva il cellulare, perché ce l'hanno tutti adesso i ragazzi, ma noi lo sappiamo per certo che ognuno di loro. Bastava che facessero il 118 col cellulare, si mettevano su un angoletto se non si volevano far sentire dai genitori, però avrebbero salvato Marco. Nessuno ha ragionato con la sua Per cui testa. nessuno ha dato priorità alla vita di Marco, a Marco che gridava, a Marco che soffriva. Hanno solo dato priorità a tutto il resto, alle pulizie dentro casa, perché Marco ha perso 1,5 litri di sangue, si è sentito, l'hanno detto in aula, e i vicini hanno sentito strascinamento, per cui lo spostamento di Marco non camminava da solo, l'hanno strascinato. Tutte queste cose hanno pensato a rimettere a posto tutto, e questa è stata la priorità loro. Perché? Perché era tutto basato sul posto di lavoro del padre, sui soldi, ma la vita di Marco non aveva nessun valore, da dopo il colpo di pistola non ha più avuto valore. E la cosa sconcertante è che se senti urlare un ragazzo dal dolore, ti viene un nodo dentro, no, che ti fa soffrire. Loro facevano di tutto e tutto con una massima tranquillità. Se senti, cioè, quella conoscono tutti, la chiamata che ha fatto il padre al 118, con quella tranquillità a me ha fatto venire i brividi. Cioè, c'era Marco lì che gridava, perché poi si sente in sottofondo, e lui con quella tranquillità, no, è andato in panico perché si è fatto un buchino con un pettine, che poi non si sa come fa uno sta dentro la vasca, anche se scivola dentro la vasca, questo pettine dove stava? Valerio, Non si Federico oggi ha vedeva. detto, io non avevo contezza di quello che era accaduto, ma è stato proprio lui a raccogliere il bosso. Ma lui, Federico, come al solito, ha Recita, recita lui queste ha bugie. proprio un sentimento di pena, per quanto è squallido come persona, cioè è venuto con il foglio, ha letto questo foglio, lacrime finte, perché non uscivano lacrime né a lui, come quella sera non uscivano lacrime a nessuno di loro, cioè loro sono venuti lì al PIT e non si sono preoccupati di sapere come stava Marco. Cioè, nessuno proprio si muoveva, niente. Quindi voglio dire, questo ragazzo, che si aspettava oggi venendo in aula? Che con questa lettera stravolgeva tutto il resto? Io non lo so. Ha dimostrato quello che è. Ma poi alla fine se n'è andato, perché chiaramente non puoi reggere la botta, no? Perché chiaramente poi in tribunale hanno cominciato a dire a raffica quello che loro effettivamente hanno fatto in quella casa. Quindi alla fine o te ne vai o scoppi. E lui, come suo solito essere vile, se ne è andato. Io direi che non c'è.